Salve popolo, noi siamo le Double C e questo è il nostro canale. Allora ragazzi, abbiamo gli stessi abiti del... Non perché siamo sporche, come si dice da noi Lourdes. Non perché non ci laviamo, ma perché abbiamo registrato lo... Perché abbiamo registrato questo video che vi faremo vedere in contemporanea con il What's in my iPhone o Samsung. Perciò, per questo motivo, abbiamo gli stessi vestiti, gli stessi capelli e tutto quello che si può avere. A parte io che sono diventata liscia. L'abbiamo suddiviso in due video perché? Perché ci siamo rese conto che durava veramente troppo. Quindi meglio dividerlo. E niente, non le apprezzeranno quelle cover. No, soprattutto le mie... Sono una miriade di cover, ragazzi. Dovete vedere questo video. Dovete vederlo perché sennò veniamo a casa vostra e vi uccidiamo. No, no, non è vero. Vi portiamo le cover di Claudia se non lo vedete. Ed è peggio che ammazzare. Vabbè, allora facciamo un pacchetto con tutte le mie cover. Penso sia peggio di un suicidio ricevere le cover. Esattamente. Niente, vi lasciamo il video. Allora ragazzi, comincio io a mostrarvi le mie bellissime covers. Allora, la mia primissima cover che ho comprato è questa. Questa qui, che è molto basic, quindi non ha niente di che. L'altra cover che ho comprato subito dopo aver comprato questa è questa. Perché la fantasia. Esatto, fantasia, portami via. Non lo so perché mi piaceva il colore, adesso però ho tutti i bordi anneriti perché la ho appunto da tipo 2 anni, perciò non può essere bellissima. Ok, questa era la mia seconda cover. Poi ho comprato questa cover che non è una cover vera e propria, nel senso che non ha lo scopo di essere una cover, bensì di essere una batteria ricaricabile per l'iPhone. Appunto qui ha questa porticina USB che si collega all'iPhone e lo ricarica ed è veramente buona, soprattutto per i concerti mi è servita davvero tanto. Poi un'altra cover che è defunta, questa cover è questa qui. Come vedete è davvero molto intatta, presenta un graffio che parte dall'inguine e si alza fino al petto, insomma sta morendo. Poi ha mezza testa tagliata, insomma fa schifo, però diciamo che era bella prima. Poi un'altra cover che mi piace molto è questa qui. Questa qui, che è molto luccicosa e mi piace moltissimo. Un'altra cover che adoro è questa qua. Questa qui praticamente l'ho comprata come tutte le cover, indovinate dove? Claudia, suggerisci? Alla fiera. Esatto, perché vi giuro io non ho mai comprato cover all'infuori della fiera o del mercato, perché io le distruggo tutte, quindi è inutile spendere 15 euro. Poi vi sto facendo vedere una delle cover più tamarre del mondo. Questa è l'unica cover che non ho comprato al mercato e l'ho comprata perché avevamo fatto un festino che aveva come tema Jordi Shore, quindi dovevamo essere molto tamarre. Era Capodanno in realtà. Stavo scherzando, era Capodanno e abbiamo deciso di comprarci tutte, cioè no, io e una mia amica, una cover diciamo molto estrosa ed esuberante, ovvero questa cacata. Ragazzi, io non so come abbia fatto a spendere 12 euro per questo schifo. Insomma, è pacchiana e alla Hannah Montana, se vi ricordate, Hannah Montana aveva queste cover tutte piene di questi strass orribili che a me fanno cacare. Quindi non compratela e basta. Io non pubblicizzo questa cover. Telly Whale, vai a fammagno. Poi, quello che rimane di una cover che un tempo mi piaceva è proprio questo. Prende prima, quando ancora non era stata distrutta dalla sottoscritta, aveva una specie di continuo qui azzurro, che adesso non c'è più ovviamente, perché io perdo tutto. Perché è un miracolo che tutte queste cover siano qua. Esatto, un'altra mia cover che mi piace molto è questa qui. Però indovinate, pure questa è rotta! Questo è lo svantaggio di prendere le cose comunque al mercato, perché alla fine costano 3 euro, ok, però il materiale non è proprio ottimo. Però io le prendo qui perché distruggerei pure quelle che costano tanto, quindi una vale l'altra. In principio era carina, veramente. Poi un'altra cover che mi piace molto è questa qui, che appunto ha questo motivo floreale e mi piace tantissimo. Mi
sa di elegante, non lo so, mi piace davvero molto. E non si è distrutta. Io l'ho tagliata per facilitare lo sblocco del telefono, perché sennò mi veniva un po' duro. E niente, è bellissima. Ragazzi, le mie covers sono finite. Vi lascio quelle di Claudia, che sono veramente tantissime, quindi... sono troppe, ragazzi. Allora, ragazzi, adesso vi mostrerò le mie innumerevoli... cover. Le sue imbrumbrebri cover. Allora, la mia cover più bella, diciamo, è questa qui, che mi è piaciuta quasi subito. L'avevo già vista una mia amica e ho deciso di comprarla anch'io, perché è un disegno molto particolare e niente, mi piace. Un'altra mia cover comprata d'estate è questa qui, questa bellissima cover presa al mercato da un marocchino che voleva ben 5 euro per una cover del genere, però io, siccome sono furba, me la sono fatta passare a... quant'era? 2,50 euro o 3? Non mi ricordo. Mi piace un sacco perché ha questo motivo con una galassia e in poche parole mi fa svisionare. C'è una scritta, anche se si vede poco, Go Away. È veramente bella. E come ultima cover ho la cover del telefono. Questa me l'hanno data in omaggio quando ho comprato appunto il mio telefono stupendo. È bianca, bianco latte, è veramente comoda, indistruttibile. Infatti, come vedete, non c'è neanche un graffio. Come segno particolare ha la scritta Samsung. Questa cover ce l'ha soltanto il mio telefono e quindi non posso dirvi dove l'ho comprata, perché è veramente unica. Altre cover le ho lasciate a casa, purtroppo, perché veramente non è vero, in realtà non è. Però vabbè, ho il telefono da poco, quindi ne comprerò molte. Allora, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Anche le mie innumerevoli cover, esatto, sono veramente tante, uniche, inimitabili. E niente, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!